che in Italia il legno è diventato un punto di forza dell'edilizia sostenibile, soprattutto grazie all'avvento del nuovo sistema costruttivo XLAM e del legno ingegnerizzato come appunto sistemi costruttivi. Austria e Germania, se pensiamo a Nord Europa, sono già molto avanti perché hanno radici storiche sul legno. In Italia si è introdotto il legno come design, come status symbol di avere il tetto in legno. Poi negli anni 80, con gli eventi sismici, purtroppo si è iniziato a progettare in legno perché era più sicuro, più leggero, e adesso siamo arrivati che il dato ci dice che 7 case su 100 in Italia sono costruite in legno. Vantaggi, soprattutto tempi certi e veloci costruttivi, costi controllati rispetto al tradizionale, sostenibilità perché il legno è un stocca di natura la CO2, risparmio energetico, una casa in legno se pensate si può risparmiare fino al 70% rispetto al tradizionale di riscaldamento, il comfort perché il legno è di per sé un materiale che isola dal caldo e dal freddo. In Italia non c'è molta informazione sull'edilizia in legno, da sfatare che il legno è un materiale a rischio in caso di incendio. Poi la marciscenza non è un problema se si progetta in modo corretto e si utilizzano soprattutto prodotti professionali di alta qualità posizionati nel modo corretto. I punti di forza di Holtechnic sono sostanzialmente 3. Uno è la formazione. Noi portiamo formazione sul mercato tramite i nostri open house, i nostri speed training e la rotoschool all'interno dell'azienda. La gamma prodotti che spazia dall'impermeabilizzazione ai sistemi di fissaggio e ai sistemi di sicurezza. La forza vendita che è una forza vendita dedicata che porta sul mercato le novità e la conoscenza che abbiamo noi da anni sul sistema delle costruzioni in legno.